Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky, siamo ancora qui con Matteo al White Rabbit. Non ci ha cacciato. Bienvenue. Eccoci, squadra Non Solo Whisky al completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergano e con noi Matteo Cervini. Oh, l'abbiamo fatta! Non sapete quanti, chiamiamoli Chuck. Enchanté. E Matteo, oggi ci proponi una cosetta che ringraziamo Rossi e Rossi per averla imbottigliata, probabilmente sì. Il buon Luca Ghizzola e Fabio Rossi ci sono dietro questa bottiglia. Assolutamente ma sì. Ma Glenkeith, distilleria dello Speyside, a due passi da Strath Isla, che è un'altra distilleria sempre di proprietà dello stesso gruppo, che al momento non vi stiamo a raccontare tutto il percorso storico. Storia breve, che nasce nel 1957, inizia nel 58 a distillare. Esatto, nel 58 a distillare, poi ha avuto una breve interruzione nel 1999 per riaprire nel 2013. Distilleria al momento di proprietà di Pernod Ricard, il gruppo Pernod Ricard. È una distilleria che principalmente produce appunto per i blended di Pernod Ricard, che voi sapete bene essere il re, la punta di diamante di Pernod Ricard, è Chivas Regal. È una distilleria con alambicchi molto allungati, molto affusolati. Ma non solo, hanno anche il collo. Hanno anche il collo inclinato verso l'alto. Quindi questo che cosa comporta? Comporta che lo spirito che ne deriva, quindi lo spirito che esce da questi alambicchi, è uno spirito molto pulito. Ad esempio anche, facciamo un altro esempio, Glenmorangie, Glengrant, sono altre distillerie che hanno un alambicco molto alto, con il collo molto alto, dal quale esce uno spirito molto pulito e molto depurato da tutto quello che sono le molecole pesanti, oleosi pesanti, che rimangono attaccate al collo e continuano a scendere giù. Causa la condensazione, ritornano indietro e vengono ridistillati. Esattamente. In un certo senso. E quindi il prodotto finale è... Ve l'hanno già spiegato loro in altre puntate. Quindi non mi dilungo molto. Il prodotto finale comunque è un whisky molto pulito. Questo è fa parte, diciamo, della linea premium, no? di Rossi e Rossi, di Wilson & Morgan. E sono bottiglie che hanno invecchiamenti importanti, dai 20 anni in su tendenzialmente. Qui siamo a 23 anni. 23. Questo è un single cask botte sherry di 23 anni. E bottiglia numero 166 di 167. La penultima. Proprio lì siamo arrivati. Siamo erano là. Finite, ragazzi. Erano finite. Per fortuna che Matteo ha comprato questa. Abbiamo preso ciao. L'ultima. Gradazione 53,8 gradi. Castretta, filter, un tutto, come dicevamo prima. Esatto, un tutto, un colored, un chill filtered, proprio come mamma l'ha fatto. Ebbene sì. Questa bottiglia è la botte numero 167.140, ammazza quante ne fanno, 141? Cask number. Esatto. E beh, producono, dai. E ho avuto la fortuna di assaggiarla l'anno scorso, dove ci siamo anche incontrati, tra l'altro, su a Milano, abbiamo fatto anche il viaggio di ritorno insieme. Ebbene sì. Mi sono innamorato subito e ho detto: Marina, vendimi una bottiglia. Marina, dove sei? La Marina? Voglio nel mio locale. Oh. E l'abbiamo presa. Ovviamente ha un suo posto. Però l'ha venduta. Ha un suo posto, sì. L'ho venduta, ovviamente, cioè non è una bottiglia che va tutti i giorni. Per intenditore. Ha un suo anche costo. Castrente è per bevitori. Siamo sopra i 300 euro. Ma è, ragazzi, adesso poi l'assaggeremo. Tanta roba. È una bottiglia incredibile. Incredibile, quindi anzi, siccome la conosco, voglio sentire il nostro parere. Sì, esatto. E allora, Lorenzo, ci tocca, come si dice. Slangeva. Beh,
elegantezza in ogni dove. L'alcol è tenuto benissimo. Madonna, ragazzi. Frutta, mela, pera, come se non ci fosse un domani. Ebbene sì. Bello, ma anche aspirare senza complessi. Sì, sento sì. Anche non brucia, non brucia. La frutta disidratata. Sì. A me caramelle di frutta mi dà anche. Sì, idea. Anche quelle, però jelly. Sì, jelly. Sì, sì, mi dà l'idea della frutta disidratata. Kiwi, l'albicocca. Pure anche kiwi. Kiwi, sì, questa anche spro... il kiwi, il kiwi sì, dolce sì. Però. Sì. Quello maturo. Maturato, sì. Ragazzi, questa è come si utilizza una botte di sherry su lunghi invecchiamenti? Sì, così. Perché il colore così. Non l'avrei mai detto. Così. Io sono a full sherry, sento, ovviamente. Io sento anche delle leggere note di vaniglia. Sì. Potremmo annusarlo un quarto d'ora, ma non ci conviene, sì, perché sennò la puntata è troppo lunga. Esatto, io però lo farei. Adesso lo assaggio perché voglio anestetizzare tutto con Luis. Preparare. Sì, lo riannuso. Finita la puntata io continuerò a annusarlo. Parte una messa. È una bomba. Bello bello. I gradi si, vi arrivano sulle gengive. Però è una bomba. Molto mamma relativo. Mia. Un 46 gradi sgraziato potrebbe essere più aggressivo. Bellissimo, insomma, sì, no? È vero. Bellissimo. Stupendo. Che c'è spettacolo. Allora, come la vedo io? Io la vedo così, al naso è molto elegante. Sì. Senti le note delle frutta, di frutta, insomma, è molto bello. Rotondo, ma, morbido. Rotondo, morbido, ma in bocca invece, ragazzi, cioè, è una cosa Esplode. Che ti porta via. Ti porta via. È così buono che. È pure speziato pepato. Sì, bello. Sì, lungo. Ragazzi, non è per lunghissimo. Cattiveria, ma mi sono quasi commosso qua. No. Ma senti, cioè, papaya, ma io ve l'avevo detto. Un po' papaya matura, sì, frutta sì, matura, sì, frutta sì, disidratata, ananas secco, disidratato. Sì, sì. Mamma mia, che spettacolo. Pesca, e lo sherry, pesca, non diresti pesca. Sherry? Pesca al vino, ma usandolo o bevendo, no, diresti no, ex no, sherry? No. Questa deve essere una botte di sicuro sopra il secondo utilizzo, quindi second fill, third fill pure probabilmente. Sì, non è un first fill perché no, anche assolutamente il colore... No, il colore è scarno, è scarico, non è un first però fill bello, assolutamente. Bello, bello. È favoloso. Io eh? Ho fatto già il secondo sorso e ragazzi... Sì, anch'io. Anche che lo chiama molto... Te lo chiama, sì. Lo chiama perché è così gustoso. Ora che... mette l'acqua. Aspetta un attimo. Aspetta un secondo, no. Oh, facciamo un attimo un recap. Un attimino. Brevemente, perché il White Rabbit? Ah, questa è una bella domanda, vedi? In che senso? Nel nome? No, perché il pub proprio. No, perché hai preso la denuncia da quella la denuncia. Terza no, noi la teniamo per la terza puntata. Come no, come te in mente il White Rabbit? Creare il masochismo. È stato masochismo, sì, assolutamente, insomma. No, perché? Perché nasco cameriere, continuo a fare il cameriere, mi specializzo nella ristorazione, dopodiché mi interesso al mondo del bar, avevo dei ho avuto appunto dei mentori che facevano i barman quando io ero cameriere, che mi dicevano annusa questo, annusa questo. Beh, e io, bello così. E io gli riconoscevo le cose che c'erano dentro i cocktail, mi hanno preso in simpatia, mi hanno insegnato a fare il mestiere, poi ho iniziato a fare il barman, poi ho preso il mio primo locale. E adesso faccio questo, 37. 37 anni. Con tutto quello che ha fatto e avrei detto di più. Però... No, 37 anni. Considerando che lui ha 31... Facevo? Io altrettanto facevo grandi casini. No, vabbè, anche io parallelamente, però insomma. No, boh, diciamo che poi io avevo iniziato a fare tutto questo mestiere per pagarmi la scuola di musica, poi la musica però non pagava, questo mestiere invece mi ha appassionato enormemente. No. Il whisky è diventato un suo punto centrale, diciamo. Neanche più una passione, ma un'ossessione quasi, quindi... Ma sicuramente ora Lorenzo ha messo la foto della bottiglieria del White Rabbit. Bravi, mettitore di foto. Sì, la faccio e poi la metto. Ecco, brava. Ora la fa la foto. No, più che altro venite, perché White Rabbit è un bellissimo pub, bellissimo posto, le persone sono gli tutte... associati non solo whisky hanno pure lo sconto. Ditelo. Sì. Voi associati non solo whisky, voi che ci state guardando e voi futuri associati avete giusto, il 15. Bravo. Perché iscrivetevi a YouTube, iscrivetevi, giusto? Giusto. Ovunque, giusto. Esatto, avete... iscrivetevi al canale e attivate la notifica. La campanella. La campanella. Noi lo diciamo sempre nei video poi.
Sì, esatto. Però stavo dicendo, insomma, che il personale è preparato, tutti molto gentili, carini, il posto è stupendo. Tra l'altro siamo di fronte alla fermata metro Annibaliano e insomma io trovo Matteo come raggiunge il quartiere, è molto molto bello. Quindi non avete motivo per non venire qui a White Rabbit, poi insomma si possa. Poi lui non lo trovate, però vabbè, uguale. No, non è vero, non è vero. Non è vero, lo trovate vero. Quelle volte che uno ha paura che le serate vanno in banca. Esatto. Diciamo, ho trovato un escamotage per riuscire a scappare dalle serate che potrebbero arrivare alle 5 di mattina, però vabbè. Ragazzi, andiamo a vedere un po'. Vai. Con l'acqua se è un good swimmer. Ancora più frutta, adesso esce fuori addirittura? Esce fuori la nota pasticcera. Custard, crema custard, burro, sì. Tutta biscotti, le mele danesi, biscotti danesi, cioè, sì, è vero. Bello, no, ragazzi, bello, questo è un capolavoro. Mamma mia, che spettacolo. È un capolavoro. Posso dire bravo a Fabio Rocci, sì, e Luca Ghizzo. Un applauso. Poi è interessante perché tutta questa nota di pasticceria in realtà non c'era. Quando si senza acqua non c'è, no. È ben nascosto. C'erano molti più esteri, era molto più fruttato, sì. Cioè più sul come dire, sul etereo. Sì, invece adesso con l'acqua salato proprio, bellissimo. Madonna ragazzi, è splendido. Poi 50°8 è tenuto benissimo, non avete nessun, non avete nulla da temere se volete berlo, assaggiarlo, annusarlo. E a questo punto in bocca adesso il sorso con l'acqua. Torta all'arancia. Sì, c'è anche una parte agrumata. C'è la torta al limone, la crema al limone. Sì. Cioè, spettacolare. Ha cambiato già 100 volte, tutte le volte che ci bello, torna su dentro cambia. Una festa sempre. Ora è proprio... senti questo burro salato, sì però ora in bocca. L'hai fatto il sorso con l'acqua? No, non l'ho fatto ancora. C'ha questo agrume, è un agrumato strano, bellissimo, affascinante. Bergamotto citro. Bergamotto. Bravo bergamotto. Ragazzi, questo è uno dei whisky più buoni che possiate trovare in circolazione, finché lo trovate in circolazione. Beh, qui lo trovate, qui se viene qua lo potete assaggiare. Qui lo trovate, boom. Oddio, non lo so a fine serata, però... No, fate i bravi. Lo dovreste trovare. Anzi, facciamo i bravi che è una bottiglia... Facciamo che... i bravi, dai, facciamo i bravi, dai. Facciamo i bravi, promesso. Promesso. Questa è una bottiglia costosa, quindi facciamo, mi metto anche io in prima, facciamo i bravi. Vabbè. Però è una bottiglia... Bella, eccellente, bella. Grazie, sì, Matteo, perché veramente ci hai proposto una cosa, sì, è splendida, veramente. Vabbè, allora io devo essere onesto, ogni volta noi facciamo questo discorso sugli IB, no? Se vi piace quello stile di quell'IB, probabilmente vi piacciono molto tutte quante. Wilson & Morgan fa varie serie, sì, e sì, quando arrivi su queste bottiglie, spettacolo. Applausi, proprio applausi a scena, sì, aperta. Tendenzialmente poi anche e io ve lo finisco. Quando andiamo anche su imbottigliamenti a grado pieno di Wilson & Morgan, che non sono per forza single cask, soprattutto negli ultimi 8 anni, 8-10 anni, hanno veramente iniziato a lavorare bene bene e a prezzi molto competitivi, sì, sul mercato. Sì. Ma quindi... ti dirò, in base soprattutto sono spettacolari, il rapporto QP hanno... Sì, assolutamente. Poi noi insomma abbiamo la fortuna quando di conoscere... pochino tutto l'entourage, no? Sì, per via traversa, e devo dire che tutta gente simpaticissima, sono tutti preparati. Forse hanno visto Andriani che si buttava in mezzo al video. No, però al di là di tutto è sempre un piacere incontrarli. No, sono anche disponibili. Sono anche disponibili. Spettacolare, sì. Spettacolare. Sono proprio Marina, sì. Luca, Paolo, Luca, sì. Poi c'è quel mattacchione di Luca che in realtà ha questo naso. Mi funziona bene, sì, diciamo, sì, dai. Sì, devo dire la verità che... È anche un ottimo good swimmer, perché io ancora ce l'ho, ancora lavora, ma lavora in modo importante, cioè proprio pieno, è proprio ancora... Sì, paradossalmente con l'acqua diventa ancora più persistente, sì, è più appiccicoso. Più appiccicoso, rimane, sì, proprio... Sì. È come se non avete mai tenuto le caramelle magari con le mani, che, no? si sciolgono, e c'è quella sensazione appiccicosa, sì, e ce l'avete in frente, ma piacevole, ma un gusto pieno. Io
come si direbbe a Roma, mi sto puzzando di andare a fumare un sigaro, perché proprio mi chiama proprio. Ragazzi, è una meraviglia, che spettacolo, quindi... grazie Matteo. Chiudiamo con un solito: bevete poco, bevete bene, bevete insieme, e noi siamo in tre, quindi abbiamo rispettato tutte e tre le regole. Quindi slangeva. Slangeva, alla prossima. Ciao. Ciao. Che spettacolo sto. Gunslinger, death bringer in your black.